Bentornati! Bentornati! <ride> Benvenuti! Se vi siete collegati da poco, abbiamo appena concluso la live Roguelite, eh, la ciccia del canale, e adesso ci focalizziamo nella scoperta, nella visione, del gioco del momento, se vogliamo. Del gioco che eh, non si sa come, non si sa perché, non si sa secondo quali qualità. Eh, classico Survival Gaming. Classico Survival. Survival. Survival Game. Che ha generato tanto successo. Eh, è uscito due settimane fa. È uscito dall'Alpha, dalla, dalla Beta. Due settimane fa. Oddio, non so che. Questa è la versione 0.143, quindi penso che sia un gioco ancora in alfa. non penso che sia in beta. Eh, ora vi faccio vedere, siamo nella, nella schermata principale, nel, dove inizia tutto. Vedete a destra c'è ci cioè il changelog, ci sono tutte eh, le novità e i fix che vengono, ovviamente in inglese, eh, questo gioco non è tradotto in italiano ancora, tutte le novità che vengono introdotte via via che il gioco viene aggiornato. L'ultima novità risale al 9 febbraio 2021, ok quindi comunque dovremo vedere patch che verranno 9 oh. mentre mi ricarico un po' il gioco streamandolo non è non è così leggero il computer mi va a 50 fps me lo va a 50 non è altissimo vedremo poi come si comporta in game allora ovviamente questo è un gioco da mouse e tastiera quindi allora, cambiamo subito qualche cosa perché vedo che ho pochissimi fotogrammi persi a causa del... della codifica. Quindi peggioriamo un po' la qualità della stream, di pochissimo, però giusto per attutire questo 0,3% di fotogrammi persi. Che poi nel gioco possono aumentare sicuramente, come questa è una schermata um, fissa. Allora, guardiamo le impostazioni. Sensibilità nel mouse, inverti il mouse no grazie, gamepad enable no grazie, eh, tanto usiamo soltanto il mouse e la tastiera, abbiamo l'autorun, abbiamo tutti i controlli, poi l'audio, volume, effetti volume, musico, volume della musica, va bene, dai grafici, eh, Full HD ovviamente lo metto in 2K anche perché io vi mando la stream in Full HD, quindi sarebbe abbastanza inutile. Vedo che già qua la codifica eh, è abbastanza impegnata. Mm. Vediamo poi in game come si comporta. Eh, però la si vede abbastanza bene. Eh, Andiamo ad abbassare di poco la qualità. Speriamo bene Speriamo bene Il nostro computer non sia troppo appesantito ehm, Mettiamolo Full HD E abbassiamo la frequenza Non penso la frequenza Vada a intaccare ehm, Gli FPS ehm, Mettiamola a 60 comunque C'è una Ah no, c'è la 75 Che la vedo in mezzo Per il 144 Non mm, dovrebbe essere 72 ma però teniamo la 60. Eh, C'è il V-Sync, ma re requires eh, Restart C'è il sangue. Ci sono gli effetti. Sessao Possiamo togliere. Però non vedo in diretta quanto influisce. Quindi vedremo nel gioco poi come e quanto influisce. Um, è successo qualcosa che non volevo succedesse Ah, ho cambiato proprio risoluzione per sbaglio. Infatti, ecco perché. 1.980x60 frame eh, i grafici non possono essere ridotti più di tanto eh, motion blur togliamolo lanti lo lasciamo il v lo disattiviamo depth of field <coughs> di solito la depth, la depth of field ah la distanza ok lasciamola un po' vediamo, vediamo come va vediamo come va Può mettere in crisi la nostra GPU. Comunque è un gioco uscito nel 2021. Quindi non a livello di grafica, come vedete, ha una grafica abbastanza antiquata, se vogliamo. Eh, questo personaggio, questo, questo modello, sembra uscito da un gioco PlayStation 1. Eh, ma insomma, eh, ha un'estetica di rilevanza, un eff degli effetti che sono. Bellini da vedere e una gestione delle luci che è più complessa di quella che sembra. Ora, io avevo creato questo personaggio che è Enki. Una un, un mini citazione a dei miei compagni di, di vita. E, e nulla: l'abbiamo fatto con questa barba bianca e questo, e questo codino alla, alla Samurai. Non tantissimo vichingo, con questi occhi celesti, insomma, però mi pareva eh, una bella e giusta caratterizzazione del personaggio. Molto serioso, che si impegna molto, insomma, a quello che deve fare. Eh, prende tutto con serietà. E tra l'altro, ha un fisico mostruosamente pompato. Ehm. Possiamo creare un nuovo personaggio, ma diciamo che la creazione del personaggio non è essenziale nel gioco, anzi, a me poco. E poi sono contento del mio Enki, quindi eh, iniziamolo così. Allora, All My World, che è questo seed qua, noi però, visto che iniziamo la, una nuova partita, insieme eh, anche in cooperativa con un nostro amico, non sappiamo bene ancora quale sia la schedule... Eh, quale sia la schedule... Giusta per questo gioco <coughs> però ah, mi sa che prendevo frame della codifica perché ero nella modalità studio. Ah, interessante. Proviamo allora a questo punto a rialzare un po' la velocità in bit, che poi è quella per la connessione e basta. Vediamo così come va. Dovrebbe essere un pelino più bello da vedere. Allora facciamo start server. Server password, ci posso scrivere quello che mi pare, tanto non, non lo leggete, quindi scriverò un qualcosa che voi... Perfetto. Start server, non un community server, o non so bene a cosa possa... che differenze possono avere. Se qualcuno di voi è in chat e sta guardando, io sono completamente nuovo alla partita, quindi eh, se, avete delle, se potete eh, togliermi qualche dubbio eh, fate pure. Ah, togliamo l'input overlay ovviamente, perché tanto non ci interessa. Comunque, start server sicuramente sarà quello che devo fare. Community server non penso. Ho la server password che non devo, non devo scordarmela, ma come scordarsela? Eh, e facciamo un new. Ok, abbiamo il nostro seed e mettiamoci il nome. Quindi, Stream Coop stream co lo, lo chiamiamo. Stream Coop eh, una V maiuscola di videogioco e una M maiuscola di mind key. Almeno lo facciamo più nostro. Come ci saranno un sacco di server che si chiamano Stream Coop come minimo. Eh, done. Ok, quindi abbiamo il nostro My World, che era il mondo che avevo provato per prova, per vedere se il gioco girava, e girava bene, non ho provato a streamarlo, quindi eh, anche lì forse ho avuto un po' di difficoltà in quello, ma... Eh, vedo che ogni tanto, non so perché, perdo eh, un po' di qualità, eh, però... Non so come mettere la codifica a questo punto a fare così quanto cambia poi in live effettivamente ma non più di tanto, non più di tanto. e andiamo iniziamo con lo stream coop start server abbiamo server password start ok vediamo questo gioco di cosa ci parla in cosa ci butta Mm, una stiratina allora survival game quindi già partiamo con un già partiamo con un, un termine abbastanza conosciuto negli ultimi anni perché è andato molto di moda Ok, a quanto pare il nostro enki. Ok, 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 ok. Ok, va bene, va bene, va bene. Abbiamo già i primi problemi. Perché? Perché il nostro Enki, a quanto pare conserva mm... logout. Quit. No, ho sbagliato. Devo fare logout. Devo fare logout. Maledizione. Allora, dovremmo crearci per forza un nuovo personaggio. Per forza. Perché a quanto pare il nostro personaggio, anche se cambia server o cambia zona, conserva gli oggetti che ha nell'inventario. Eh, quindi eh, sicuramente ci davano una... Avete visto? Insomma, ero abbastanza avanti. Quindi... Um, new facciamo un nuovo personaggio. Lo facciamo uomo o donna. Mm, la donna non mi pare così bella da vedere. <ride> facciamo soprattutto tutti questi muscoli. Eccetera, facciamolo uomo. Uh, il colore della pelle è indifferente. Ma a questo punto facciamo l'opposto di Enki. Allora. Mm, capelli, come vedete, la la, il modo in cui si personalizza il, il nostro personaggio è molto semplice, si basa soltanto sul colore della pelle e ehm, il colore dei capelli e la barba. Quindi eh, non è tutta questa personalizzazione granché. Anche perché, nel senso, non è un gioco che si basa sulla personalizzazione o l'importanza estetica del personaggio, eh, la barba. È un... sono dei sopravvissuti quindi la barba direi che è eh, essenziale ora un barbone così è anche troppo eccessivo eh, però ecco una barbetta così ci sta eh, il colore dei capelli e della barba lo possiamo decidere infatti come vedete da bianco a rosso invece la blondness anche quindi possiamo farli bianchissimi alla sauron o no? alla eh, no, Sauron alla. Eh, non mi ricordo come si chiama. Comunque, alla Gandalf il bianco. Ok, alla Gandalf il bianco. <ride> eh, ci capiamo meglio, anche se questo tipo di capelli è più verso quell'altro, ma non mi ricordo Sa Saruman alla Saruman. Ok. Eh, facciamo però, un personaggio dai tratti. Eh, scuri e rossastri. Quindi una. Un colorito dei capelli che va sul rosso chiaro visto è eh, ma che con, con delle ombreggiature scure diciamo ok enter name ci chiamiamo ovviamente video ci chiamiamo video questo è un gioco quindi è un video gioco video nel gioco ok eh, abbiamo qui quindi Anki, come vedete e video due personaggi Video purtroppo non parte esperto come Anki start con video e andiamo nel server stream, ah, questa cosa sono a serio. Suona se ecco, ho detto la passo quindi male. Cambiamo password, mm -hmm. perfetto allora. Allora, ora dovremo partire da zero, in un nuovo mondo, un nuovo personaggio. era subito arrivato valain.exe non risponde, ho detto perfetto, un inizio incredibile. <ride> ok, molto tempo fa il padre di tutti i padri, eh, Odino, ha unito i mondi. Ha lanciato la sua popolazione e dato loro dei i 10 mondi Cos'è eh, the prisoner the free and left to drift on cord and, and shard a placed the exile for centuries they were to the succumb but they did not die lascierei passet passed. ok Va bene in, in Valheim quindi Valheim è una sorta di eh, al di là delle anime dei combattenti Um, ok, iniziamo in un modo particolare. Siamo praticamente presi e accompagnati da un'arpia. Alla Dark Souls. Se vogliamo. Però questa è un'arpia con delle sembianze. Come vedete. Uno femminili come un'arpia, giustamente è. Però, non è così. Um, possiamo dire non è così demonizzata comunque eh, come vedete sembra che abbia una bocca e un, un, una cassa toracica di, di una persona ok siamo stati gettati dall'arpia in questo posto um, allora fps male cioè siamo sui 30 siamo sui 30 Ovviamente la, re la registrazione, eh, ci, cioè, l'essere in live ci deficita molto le prestazioni dell'hardware. Giustamente sui 30, però il gioco sembra abbastanza fluido anche sui 30 fps. Comunque così non dà l'impressione di essere un gioco a 30, cioè è molto responsivo. Eh, perfetto, come vedete ci sono delle, delle skill da aumentare come tutti i survival io al primo salto ti aumenta di uno la prima skill quindi è molto molto carino e che abbiamo un, un volatile allora vediamo siccome a 30 i giochi io li sopporto poco soltanto per il nu ah, eh, risoluzione non si sa perché è tornata in 2k forse anche questo è il motivo ma forse si è adattata allo schermo, comunque bisogna avere pazienza con questi giochi, all soprattutto all'inizio. Siamo tutto su medio. Ok, ora magicamente abbiamo alzato la risoluzione e siamo tornati a 60 fps, giustamente abbiamo messo il Full HD, che tanto, lo vedete, non è cambiato più di tanto, anche perché la grafica di questo gioco non supera i, non supera i 1080, penso però ha un'estetica molto bella e particolare, se vedete. È molto bello da vedere, se vogliamo. Allora, io faccio l'introduzione, poi entrerò nel server Discord, e insieme, accompagnato dal da mio compagno di avventure, appunto, ehm, perché abbiamo deciso di portarlo insieme, quindi faccio una piccola introduzione e poi ci connettiamo a Discord. Parliamo con... ok, abbiamo lo zoom. Abbiamo con M sicuramente la mappa, esatto, che possiamo zoomare. Guardate quanto è grande. Sembra proprio che possiamo zoomare fino al pianeta, incredibile. È una mappa gigantesca. Se è grande quanto il pianeta, veramente incredibile. E tutto questo tratto l'abbiamo fatto con il nostro volatile. Quindi è comunque relativamente poco e siamo stati abbastanza in aria. Quindi diciamo che la mappa e lo spazio è molto grande. La mappa è pixelata. Giustamente, tanto va vista la distanza giusta. Vediamo la mappa. Abbiamo una torcia che però si sta consumando. Quindi, come fare a disequipaggiarla? Ok, con R. Perfetto, parliamo con questo corvo. Benvenuto nel decimo mondo, guerriero. Sono Yugen. Mi ha mandato qua per guidarti nel tuo viaggio. E questi, queste grandi pietre che ti circondano sono le pietre sacrificali. Rappresentano i dimenticati che eh, devi eh, uccidere, devi distruggere eh, in modo da poter ascendere nel Valhalla. Bene, quindi abbiamo capito che questo mondo è eh, un mondo che rappresenta un purgatorio, quindi dobbiamo sopravvivere a questo mondo, uccidere le creature, porle a sacrificio ai nostri alle nostre divinità eh, scandinave... E così acquisire un posto nel Valhalla, cioè nel Paradiso dei Guerrieri. Ok, queste pietre magiche sono uh, state um, lanciate, uh, comunque, sono state sparse per tutte le terre da Odino come monito. Um, uh, as sign, signpost pointing towards the ritual ground of the Forsaken. Uh, ah, come monito uh, dei, dei rituali dei, dei dimenticati, comunque sia del rituale che devi fare. Ah, l'uccello è scomparso, ma è ricomparso là e volevo finire di leggere. Quindi diciamo che queste pietre sono il monito per farci sapere che esistono queste creature e eh, sono il monito anche non solo delle creature, ma anche della nostra sfida che dobbiamo, che dobbiamo vincere. Take stock of your inventory most item. Ok, molti. Molti oggetti devono essere craftati, cioè costruiti. Comunque sia. Eh, grazie a. ma grazie, no. Siccome eh, la tua. la tua morte da Midgard, siccome la tua recente morte, eh, Devi ancora vedere bene questi oggetti, insomma devi ricordarti ancora la forma di questi oggetti e quindi non puoi craftarli. Eh, prendi le robe da terra e la memoria ti tornerà, sono sicuro. Um, I miei fratelli più piccoli, il mio fratello più piccolo, Moonin, um, mi dice che con... Uh, Can fashion a X out of wooden stone. Uh, ah, mi dice che qualcuno può utilizzare un. un'ascia un per, per collezionare, comunque prendere. Eh, prendere dell'erba. della legna o. della pietra. Allora, siamo qui. Ok, new item. Abbiamo. abbiamo distrutto un. Abbiamo distrutto qualcosa e nel crafting adesso abbiamo. Possiamo costruire una club, però ci sarebbe 6 legna. Ok. Allora. Abbiamo finito l'introduzione, quindi entrerei adesso. Qui c'era un nemico che. Ah, se mettete in pausa il tempo non, non si mette in pausa, eh? Quindi comunque un gioco che. Eh. <ride> È un gioco che insomma non, non mette in pausa il tempo quando, quando siete in pausa come vedete ora sta andando anche se sono su discord praticamente ok sono entrato su discord aspettiamo Doriano eh, mentre facciamo altro insomma gli avevo detto di, di incontrarci qua ma insomma lui è impegnato anche in questo momento a fare altro quindi non, eh, non disturbiamolo troppo allora eh, Vegvisir Egtir eh, registra la posizione. Quindi, ok. Quindi, con quella pietra ci ha dato una posizione, questo penso che sia al boss che dobbiamo sconfiggere e sacrificare a, a questo altare. Quindi do dobbiamo ri raccogliere risorse. Eh, cercare di diventare più forti. E poi, una volta fatto questo, eh, così una casa per dormire, eccetera. E poi una volta fatto questo, andare dal boss e penso ucciderlo va bene allora facciamoci una passeggiata siamo completamente nudi e senza ok possiamo costruirci un'ascia un facciamolo subito non possiamo costruirci un'ascia ci servono quattro pietre e, ehm, e dei bastoni quindi come vedete abbiamo, abbiamo la stamina in basso, in basso, la gialla, che si ricarica. Quindi vediamo di prendere della legna. E intanto livelliamo anche la skill unarmed. Ora questo, questo cespuglio non vuole rompersi. Oh, finalmente. Allora vediamo se... Vediamo se... se ci sono delle cose da poter raccogliere. Esatto. Un po' di ramoscelli e un po' di pietre. Così iniziano tutti i survival, diciamo. Sono un po' noiosetti, eh, giocati da soli, perché eh, diciamo che sono giochi molto lenti, molto passivi. Eh, assomiglia molto a un Minecraft, appunto, nel senso come survival devi puntare a sopravvivere e insomma questa sopravvivenza può essere molto lunga da raggiungere eh, comunque sono giochi che ti danno soddisfazione più che gli giochi soprattutto se portati in compagnia perché portato da solo questo gioco ovviamente perde molto del suo valore di intrattenimento eh, poi magari se c'è lasciato c'è qualcuno insomma con cui parlare eccetera è anche molto più, più carino e fattibile portare un gioco del genere ma Beh, come vedete le stesse è molto bella, cioè il bosco, le pietre, questo, questo mondo con questi rami giganteschi che vanno verso il cielo, nello sfondo, è molto magico e molto rilassante. Se vogliamo, quindi. Ah, ehm, guardiamo l'audio un attimo perché non sento niente. Mi sta attaccando qualcosa? Mi sta attaccando qualcosa? Ok, mi ha attaccato un Greylings. Facciamo facciamoci a pugni. È una creatura lignea, che è dietro la schiena, come se avesse una corteccia. Uh, ok, abbiamo preso un po' di danni, ma forse ne è valsa la pena. Ci ha dato della resina. Ok. Allora, facciamoci la nostra ascia prima di ogni altra cosa. E se abbiamo materiali, esatto, anche la, anche la, la mazza. Ok, siamo tornati all'età della pietra. Mi sembra di giocare a The Universim però, dove eh, sono, siamo noi praticamente i protagonisti. Invece di essere il dio di Odino, siamo chi deve lavorare. Allora, le armi ce le equipaggiate direttamente sui tasti rapidi 1, 2, 3, comunque sì, come vedete, basta premere i tasti e lui si, si cambia arma. Eh, se gli premi la disattiva, quindi se, se vogliamo la torcia con, con la mano destra dobbiamo avere solo la torcia. Se invece vogliamo la torcia con la mano sinistra dobbiamo avere la torcia e un'altra arma equipaggiata. Se no, ah, ora la sta tenendo sulla sinistra, però se la riequipaggiamo la metto sulla destra. Va bene, bisogna avere un po' di pazienza con questi giochi perché comunque sia... È un early access, insomma, è uscito ora, quindi eh, sicuramente migliorerà un sacco. Ok, c'è anche una skill per tagliare la legna. Incredibile. Vediamo. Vediamo cosa succede. Perfetto, direi. Una fisica incredibile. <ride> Però, già che abbiano fisica questi alberi. E che possono causare altri danni è una cosa positiva, <ride> um, ok. Devo smetterla di parlare a quanto pare. Perché. <ride> La fisica è sicuramente una cosa. La fisica degli alberi che cadono è sicuramente una cosa positiva. Eh, tempo due secondi. Tempo due secondi ci siamo morti. c'è è caduto un albero addosso. Allora, eh, tutte le volte che sei. Dori? Bella morte. <ride> grazie, grazie. Eh, allora, aspetta un attimo. Regolo, siamo qua. regolo subito gli audio. Benvenuto Dori, parla un po'. Mi sentite? Sì, sì, dovrebbero sentirti bene, dovrebbero sentirti bene. Stavo qui a guardarti, anche ora sono con due paia di cuffie. Ok, <ride> ok. Oh, io ho picchiato per sbaglio il corvo, va bene. Comunque, dicevo, molto pixellato questo gioco. Sì, sì, però eh, nel senso ha un'estetica tutta sua, sì. come, come grafica è molto bassa, però nel senso... Uh, gli Fps non sono altissimi. Cioè. Ma comunque è uscire dalla beta. Non è in beta. È uscito dalla beta. Ok, ok, ok. No, no, era una domanda. Scusa, ah, non, non lo so, non lo so, uh, perché la versione è la 0.100. Quindi, nel senso 140. Quindi siamo, sicuramente siamo lontani dalla 1 dalla 1.0, allora e non, non c'è la loge quando è sotto l'1, è in beta. Sì, però non so se è in alfa o in beta perché l'alfa oh, okay. non so come, come contano alfa o beta. E, comunque siamo, siamo morti benissimo, cioè, lì è, è stato veramente bello. Cioè. Come, come ho parlato, che so, te, cascavo su, te cascavo addosso l'albero, eh, parlavo che, parlavo che eh, Insomma, stavo appunto dicendo che nei giochi survival di solito gli alberi non cascano a terra, cioè non hanno una esatto. fisica. Eh, invece qua cadono Quasi. e ci sono morto cioè nel, mentre lo stavo dicendo sono morto <ride> schiacciato da un albero quindi è stato è stato hilare allora raccogliamo un po' di legna comunque puoi vedere cioè, da solo è già noioso questo gioco ok ma se non serve da, cioè, come funziona il server? c'è cioè, qualcuno? hai mai incontrato qualcuno? Eh, no perché è privato ci ho messo una password però, non so se qualcuno può entrare se mette il mio seed nel server. Perché i server hanno un seed, cioè un codice che li, che li rende unici. Quindi, se qualcuno, magari, ha il mio seed, lo vede, può entrare nel mio server. Però io adesso ci ho messo la password. Quindi, se qualcuno vuole entrare, deve mettere la password per forza. Che non mi ricordo già qual è, bellissimo, bellissimo. a parte la password penso si possa cambiare ogni volta. Quindi non dovrebbe esserci problema. Allora, per ora... Tagliamo un'infinità di legna. Vediamo a cosa ci può servire. Magari costruiamo una casetta. Io la casetta la farei vicino all'epicentro, visto che comunque lì... Vedi, gli alberi cadono, maledetti. Questo albero è gigantesco, tra l'altro, account. Ehm... Non so la casa... Vabbè, la casa sicuramente la farei vicino all'epicentro, appunto. Come ho detto, vicino a quelle pietre. In modo tale possiamo... Ehm... Sfruttare la vicinanza alle pietre in modo profittevole, se no se la facciamo lontano, vicino alla costa, magari poi c'è da camminare troppo per tornare alle pietre e comincia ad essere scomodo. Mm. Infatti, bisogna anche vedere come funziona, cioè dove è conveniente stare vicino per costruire, per avere risorse. Insomma, mm -hmm. sì, per ora a parte io che sto distruggendo tutti i boschi, a parte gli alberi che si stanno comportando in modo strano, eh, per ora. Mi sembra un mondo generato automaticamente, cioè non so il bio, i biomi come sono considerati, penso che sia molto alla Minecraft. Penso che sia molto alla Minecraft, però... Allora, ci sono tutte le skill, quindi... Va bene, io ho quasi distrutto eh, la nostra ascia, quindi... Andiamo, costruiamo qualcosa qui vicino. Spero che non porti male costruire qualcosa qui vicino. Poi il corvo non so dove sia, non lo vedo più. Dovrebbe darmi qualche, eh, qualche aiuto, ma a quanto pare no. Bene, vediamo se possiamo. Ah, possiamo costruire eh, il martello. <ride> Giustamente col martello saremo in grado di fare costruzioni, penso. Allora, uno. Tasto destro. Infatti, come vedete, possiamo costruire qualcosa. Costruiamo una workbench subito. In modo tale da. Come si fa a ruotare? Mouse 3, rotate. Con. Ok, perfetto. Allora, mettiamo una bench. Dove la mettiamo? Vabbè, per, ora, per ora è indifferente. Mettiamola dove ci pare. Mettiamola centrale, tanto è uguale. No, voglio togliere questa cosa da qua. Dove è finito il corvo? Cioè, avevo visto il corvo ma è scomparso, quindi eccolo qua, è ricomparso sopra la... Ehm, la workbench, quindi comunque il tavolo da lavoro, ti aiuta a craftare, a costruire eh, oggetti complessi eh, e che ti daranno poi accesso a molti eh, dei pezzi di costruzione. Perfetto, allora... Il nostro corvo è scomparso. Ok, la, la workbench ha bisogno di un soffitto. E di un soffitto. Perché dovrebbe aver bisogno di un soffitto? Ok, abbiamo trovato qualcosa da mangiare, mi ha detto di mangiarlo, ma chi se ne frega per ora? Stiamo così. Si è fatto buio presto, eh, effettivamente. Qui il corvo comincia a... cioè compare, scompare. Va bene, va bene, non c'è bisogno, mi dici, col martello posso costruire i muri. Però. Allora, abbiamo il muro, abbiamo il pavimento, abbiamo la porta, il tetto, abbiamo tutto, le scale, ci serve soltanto la legna, ma ce l'abbiamo per ora perché l'abbiamo presa un bel po', quindi facciamo una stanzina. Ha bisogno del soffitto, quindi in teoria il pavimento non ci serve. Facciamogli un piccolo soffitto. Sì, è scomodo senza pavimento perché siamo praticamente. Ok, possiamo direzionare le mura, si attaccano. Siamo direttamente sulla terra, però chi se ne frega. È la prima costruzione, quindi poi verrà smantellata e rifatta. Posso spianare il terreno in qualche modo? Mmm. Sicuramente ci sarà un modo per farlo, ora no di sicuro. Siamo già notturni e la cosa non mi piace, la cosa non mi piace. Allora, costruire per ora è molto semplice. Cioè, fa tutto quasi in automatico. Basta ruotare e posizionare sopra. È molto comoda la costruzione, è fatta bene, diciamo, dai, decisamente bene. Ok, costruiamo un tetto, visto che ha bisogno di un tetto. Mm, questo è a 45 gradi. Questo è un, un quadrato. Questo è a 26 gradi. Facciamo um, qualcosa di semplicissimo. proprio. Cioè, ho sprecato comunque un sacco di risorse per fare questa stronzata, ma. <ride> Vediamo con che efficacia questo tetto funziona. Eh, allora. Mettiamoci anche un corner da qualche parte. Mamma mia, perfetto. Fa, fa schifo, eh. Però è, que è, quello che, è quello che serve. È quello che serve. Allora. Oh, adesso possiamo usarla. Possiamo riparare gli oggetti. Penso gratuitamente. Non possiamo riparare la torcia, giustamente, perché si consuma. Però possiamo craftare le cose principali. Possiamo sia potenziare che creare. Quindi prendiamo. Creiamo. Eh, la zappa almeno ci spianiamo il terreno se funziona così. Infatti, sì. Ok. Andiamo sul 2, che più, più che una zappa sembra una pietra, attaccata, una pietra fine attaccata a un bastone, ma. Almeno spianiamo un po' il terreno dentro casa. Lo facciamo più piatto possibile. In modo tale da... Non mi riesce a spianarlo a modo. Non è così facile spianare il terreno, effettivamente. Mi fanno morire. Si già che mi fanno morire. E perché, cioè... Devo dire, sì, i survival game, diciamo che nelle community, sono sempre stati eh, premiati anche per non apparenti motivi, no? Eh, però nel senso che i giocati in compagnia hanno sempre acquistato un valore molto alto, soprattutto per le realtà di Twitch, per le community, eh, eccetera, no? Anche perché non, non so bene quanti giocatori possono entrare in un server, però penso che ce ne sia abbastanza. Che le possibilità di server siano abbastanza grandi. Eh, però staremo a vedere dopo, ah, mi, mi sta rimandando indietro dei feeling di Minecraft incredibili. Cioè, io a guardare il terreno per tutto il tempo e a scavare per cercare di farmi la casa. Tra l'altro, è notte, quindi, per questo volevo farmi una casa il più velocemente possibile. Possiamo costruirci un falò. Mi serve della pietra per il follow, dell'altra pietra. Quindi andiamo a prendercela questa pietra. Ok. Allora, questo corvo mi segue. Ok. Quando la temperatura cala di notte, se sei bagnato, soffrirai di freddo. Questo ti ridurrà la stamina, cioè la, la rigenerazione della stamina. Eh, seeking shelter by an open flame is your best option when this happens Ok, trovare il riparo eh, grazie a una, una fiamma all'aperto è il tuo miglior eh, riparo per il freddo E per l'essere bagnato, giustamente Ok, abbiamo trovato dei funghi, delle rocce, dei bastoni Siamo proprio all'età della pietra eh, è importante cercare di fare tutto in questo gioco perché a parte la stamina, però come vedete, tutte le volte che saltiamo ci, da, ci aumenta un livello, tutte le volte che colpiamo ci aumenta un livello, tutte le volte che facciamo qualcosa ci aumenta un livello. E quindi cerchiamo di sfruttare la, la nostra barra della resistenza in questo modo, anche se per ora è piccola e si ricarica lentamente, ma sono convinto che piano piano andremo avanti e diventerà enorme. Corvo, lasciami un po' in pace. Sì, lo so, l'ho craftato dieci minuti fa il, la zappa. Dieci minuti fa. È più facile costruire case su un terreno piano. Eh sì, grazie. Hai proprio ragione, hai proprio ragione. È quello che volevo fare, infatti. Cercando... Possiamo prendere dei fiori? Eh, abbiamo abbastanza per il fuoco? Vediamo, nell'hammer. Eh, sì, abbiamo abbastanza per il fuoco, quindi torniamo a casa. Allora, la casa non è segnata. però abbiamo il vantaggio di averla costruita vicino a, alle pietre. Quindi. Quindi dovremmo ribeccarla sicuramente la nostra, la nostra casettina. Eccola qua. La nostra mezza casa. La nostra mezza casa. Ok, piazziamoci un fuoco. Perfetto. Possiamo caricarlo con la legna, ovviamente. Però possiamo craftare anche un... Ho visto... Eccola, una cooking station. Che piazzerei sopra la fiamma. Sì, forse mi può sembrare un po' eccessiva la vicinanza. Ma vi assicuro che funzionerà. Allora, non abbiamo carne però da, da cuocere. Quindi però la lasciamo così. E... E per ora, questo è. Questa casa mi fa schifo. Eh, cerchiamo di costruirla un pochino meglio. Rimuovi. Mm, non voglio quello, voglio i muri. Ok, apriamola a parte. Che poi l'ho Li ho messi tutti storti. Dovevano andare all'esterno. Quegli affari all'esterno. Ecco, ripartiamo già da zero. Su ripartiamo da zero. Mi dà fastidio quando, quando le cose sono storte. <ride> Deve essere tutto bello e pulito. Bello e pulito. Allora, eh, non dovremmo aver perso materiali. Cioè, i materiali che usiamo per costruire sono anche i soliti che ci danno. per... Uh, allora, il terreno per smantellare il terreno è abbastanza piatto ma non è così piatto quindi togliamo anche questa prendiamo la nostra zappa cerchiamo di, di spianarlo un pochino partendo dal basso non mi accorgo se continua ad andare in salita o oh. Effettivamente vado in basso, però un po' lo spiana, cioè un po' funziona. Non benissimo, ma funziona. Bene, andiamo in questa direzione. Per ora la notte non è alla Minecraft. Ah, non possiamo terraformare troppo vicini alle pietre, giustamente, giustamente. Quindi forse mi sono messo anch'io troppo vicino alle pietre. Forse non posso piazzare oggetti. Eh, non posso farci la casa qui vicino. Cioè, ce la posso fare, ma da qua a sinistra, non da lì a destra. Siamo un po' al limite del gioco, diciamo, dei limiti del gioco. Ok, abbiamo spianato abbastanza, direi. Sembra abbastanza piano. Ovviamente lì c'è la salita dove c'è il focolare, ma. Sentiamo freddo, eh, purtroppo sì, però siamo vicino al fuoco, però quando si allontaniamo un attimo, vedete, senti freddo. E qui senti caldo, perfetto. Ok, abbiamo avuto uno spec di lag. Giorno 2 di già, abbiamo passato una giornata a zappare praticamente. Possiamo zappare anche sotto gli oggetti, anche se... Il risultato... Cioè non mi sembra che adesso stia facendo tanta roba... Cioè no. Vabbè ne siamo un po' in salita... Però... Nel senso dai... Ci può... Accontentiamoci... Accontentiamoci della leve salita... Come stavo dicendo... La morte... Non mi sembra che... Abbia portato... A qualcosa di, di grave... Cioè non è come in Minecraft... Che la, che la notte comincia a spawnare... Nemici... Quindi... Per questo siamo sicuri. Allora, qui è il limite del fuoco. Quindi piazziamo le mura in base al limite. Ah, cioè, prima avevo bisogno della, della workbench, ok. Quindi la workbench, la workbench... Perché è tutta storta rispetto... Allora. Possiamo metterla anche in alto, la workbench. Effettivamente, ma la metterò qua. <coughs> Mi piace. Vai. Fatto, ok, allora, buildings. Ah, potevo effettivamente pensare a un pavimento prima. Il pavimento eh, sotto il fuoco... anche no. Mi sa, mi sa che è il fuoco che è storto, perché le direzioni cardinali sono queste, quindi... Ok, qua non possiamo piazzare. qua possiamo piazzare, quindi... Tra poco distruggeremo anche il fuoco. Ah, oh, so dove metterlo tra l'altro, so dove metterlo, mi è venuto in mente. Lasciamo un buco per il fuoco. Almeno lo mettiamo sottoterra, praticamente. Lasciamo un buchino lì. Cioè, sotto il livello della casa. Almeno evitiamo di, di fare le cose... Eh, ecco, mettiamolo qua. No, evitiamo di fare le cose... Qui il terreno è troppo alto. E il nostro pavimento viene inglobato nella terra. Vediamo se piazziamo questo. Se piazziamo e poi prendiamo questo e spianiamo. No. Non cambia più di tanto. La fisica di questa cosa qua va migliorata sicuramente. Possiamo pattern, no, ma pattern... Fare un passaggio è soltanto. Questo lo alza. Perché dovrei alzarlo? Posso invertirla questa cosa? No, posso. Ah no, tra l'altro non posso farlo. Allora, allora. Pazientiamo, eh. Devo ancora capire come funzionano per bene le meccaniche. Anche perché questo cazzo di abbassa il terreno non abbassa niente. Ecco, ora l'ho alzato, per esempio, guarda. Eh, non volevo il terreno dentro casa. Non volevo il terreno dentro casa, ma per sopperire a questa cosa... Vediamo se... Tutta... Applichiamo tutta la nostra ingegneria civile alla costruzione di questa baracca. Allora, vediamo se possiamo disporre tutto su dei paletti una specie di palafitta wood pole, pole oh sì o oh, sì o oh, sì, oh, sì ok almeno dovremmo riuscire a trovare a sopperire all'innalzamento all a parte forse è troppo piccolo mettiamoci questo mm, ok facciamola partire da qua sì impressione mi sa che cioè, sembra che ci abbia bisogno di un bel po' di di lavoro eh? non, cioè non è male però sono alcune cose tipo, cioè, a vederle cioè, si nota magari c'è bisogno di un po' di aggiornamento. più che altro guarda cioè io ho messo un paletto ora non l'ho inclinato però hanno un'inclinazione diversa. hanno un'inclinazione <ride> cioè, perché? perché? Cioè, non, non ti basi su degli assi Ah, forse se te la Se quel magari il terreno. Non lo so. È possibile, ma. Che poi, tra l'altro, adesso li metto tutti storti perché li metto su livelli diversi. Quindi partiamo da un paletto e costruiamo il pavimento da un paletto solo. E mm, anti. Ah, possiamo decidere l'altezza, tra l'altro. Bene, questo sono contento. Ok, mettiamolo. Eh. Devo metterlo per forza pari, però non posso metterlo a destra o a sinistra del paletto. Va bene, poi però possiamo spostare il paletto, immagino. Veniamo a questa altezza. Almeno ci costruiamo subito una casa sopraelevata. Ah! Si è rotto! Perché penso abbia bisogno di supporto. Ok, quindi c'è una meccanica di supporto. Perfetto, non è male. Quindi non basta un paletto per reggerne altre 50, insomma un paletto regge fino a un certo punto, come potete vedere ora dopo tot ci siamo allontanati, non regge più, adesso è giallo, se ci camminiamo sopra non si rompe, ma comunque sì. Ok, il pavimento però sta prendendo forma, Mh, mettiamoci un altro, un, un altro supporto qui, non so se tocca il terreno, no, non lo tocca. Infatti, infatti, è crollato. Eh, allora mettiamoci quello più alto. No, non è quel tasto. Mettiamoci questo più alto. Eh, non ti attacchi come supporto subito istantaneo. Maledizione, dai, ti sei comprenetrato. Dovresti supportarlo così, no? Sto facendo crollare roba, ma è soltanto per il gusto dell'estetica. Eh? Almeno abbiamo i paletti che si sì, compenetrano. Però sembrano veramente fare qualcosa. L'altro paletto ce lo metto a parte qua. Vediamo quanto c'è bisogno del paletto. comunque okay, Ho dovuto. Eh, una cosa positiva è che io abbia dovuto eh, diciamo far eh, tagliare pochi alberi. Oh mio Dio, il pavimento tutto storto mi dà i nervi, quindi... <ride> Scusate, ma le tegole del pavimento devono essere tutte nella solita direzione, se no... Facciamo, creiamo un mosaicato. Ok. Ho spento il fuoco perché avevo paura che mi bruciasse casa. Per ora è un bel quadrato, 4x4, di 16. Quindi mettiamoci un altri paletti di supporto. Saranno più alti sti paletti però. Chi se ne frega? Perdonatemi per ora. Tanto oh, qui non ce lo posso mettere. Proviamo con quello più piccolo. No, non ci posso mettere meno quello più piccolo perché? Ah, ah ora sì! Bene. Bene, gioco bene. Ok, I, i quattro pilastri, diciamo che sono, sono tutti di altezze diverse, ma piano piano li, li regoleremo a modo. Uh, continuiamo col pavimento. Facciamo. No, col pavimento ho detto. Facciamo qualcosa di più carino. Insomma, eh, alla fine è anche questo. Quindi per questo ho detto può risultare noioso giocato da solo perché se uno non ha la, non ha la passione per eh, la minecraft per costruire quello e quell'altro insomma può risultare fino a se stesso un gioco del genere sì, però a, a occhi mi sembra più una specie di rust sì, eh, sì è più una specie Ma di rust la costruzione, la costruzione so come, so come sì è vanno, molto, so. simile, molto simile è molto simile cioè, che mm. le butti lì tiri su una casetta, e serve giusto proprio per il gioco per metterci mm -hmm. stoppaggi di roba, e dove craftare la roba in sicurezza, poi creare Beh, sì, mi sembra fatto molto bene. Anche il modo di posizionamento è cioè, molto intelligente. Diciamo, molto intelligente, per esempio, Rasta comunque si vede che ha molti più aggiornamenti. Eh, è è vabbè, insomma, è è... acqua, compagni avrà 2013 forse. Ah, insomma, sono fiducioso, anche perché tutte le meccaniche di uccidere i boss, andare a recappare quello, la meccanica di... Noi siamo guerrieri dobbiamo raggiungere il Valhalla poi potremmo costruirci una barca ed andare a salpare il mare, ho visto c'è delle creature marine, cioè comunque sia di cose da fare ce n'è, ci sono i dungeon, c'è un sacco di livelli, un sacco di armature, eh, cose da fare, cioè sembra strutturato molto bene per il lungo andare, diciamo. È un gioco time consuming a livello massimo. O time consuming a livello massimo Ok Siamo tornati alla palegnameria eh, Sì comunque sarebbe un, un gioco Per quello da fare in due sicuramente Per parlare per divertir, divertirsi anche di più A vedere le cazzate Le cose che si fanno e Più che altro sarebbe un gioco Anche che vuole Vuole avere un sottofondo Più intrattenente quindi, magari possiamo invitare anche Isma o qualcuno a fare dei discorsi mentre giochiamo. Perché tanto è, cioè, è molto tranquillo. Per ora, cioè, tagli un albero e. E, e fai un disastro allucinante. È molto utile. Perché non devi accettare gli alberi. Quindi, se lo fai cadere nella direzione giusta è molto utile. Eh, però ti perdi tutta l'esperienza che ti danno. Che ti dà il tagliare gli alberi. Perché siccome c'è una skill legata a questo. Ti perdi un po' di esperienza. Ma al contempo stesso velocizzi molto il lavoro. Quindi è un pro e un contro. Ci sono questi esseri ogni tanto che vengono a guardarmi. Se li guardo scappano, vedi? È scappato nella nebbia, perfetto. Fin... Quando sono a fare i lavori, invece altri si avvicinano e tentano di attaccarmi alle spalle. Sono esserini molto deboli. Guardalo lì, lì, tra la nebbia. Si sta avvicinando piano piano. Prendiamo la nostra mazza e... Ecco. Vieni qui. Ok. Zero problemi per ora a Anche perché la nostra vita si rigenera. Se non siamo affamati, penso. Sono spiriti della foresta che si incazzano quando abbatti gli alberi. Eh, oddio, è vero. Cioè, hai detto una verità allucinante. È proprio così. Poi faremo anche teorie. Quando, se qualcuno vorrà unirsi poi alla nostra, al nostro server, alla nostra community, iniziare a giocare, non c'è problema. Meno poi diventiamo una, una squadro, uno squadrone vichingo pronto a salpare tutti i mari e a conquistare nuovi terreni. Mamma mia. Ok. Tagliamo sto legno e basta, eh. Perché sarei anche rotto le scatole. Sarebbe molto più divertente andare a caccia di... Dori, stai attentissimo... Con i legni per terra, perché a quanto pare sì, il legno ha una propria fisica, ma ha un peso e una densità talmente bassi che appena li tocchi rotolano. E se ti rotolano addosso, ti fanno un sacco di male. Ok, mancia, occhio dove rotola, mettiamoci in punta almeno. A posto. Un po' di rocce, se ce n'è, non ce n'è. Rocce, maledizione, sono difficili da trovare. Ok. Ripariamo il nostro martello prima di costruire. Ah, c'è bisogno di un pavimento, di un soffitto. Eh, giustamente, quindi costruiamo già il soffitto, facciamo sta parte. Eh, però sto per rompere il martello, possiamo costruirne un altro. Allora, mura. Le mura vanno all'esterno, così direi, proprio così. No, sicuramente non così. Ok. Ok, abbiamo rotto eh, la nostra, il nostro martello. Non possiamo farne un altro, quindi. Senza problemi, finché abbiamo. Finché abbiamo le rocce. Quel paletto subito mi sta dando problemi. Ok, meno male, risolto lui per me. Paletto maledetto. Ok, dovevo costruire soltanto metà, non voglio sprecare tutta la regna per fare tutte le pareti. E poi non faccio il soffitto. E quindi non posso riparare. È stupido però che non si possa usare la, la workbench. Senza un soffitto non ha molto senso. però, giustamente è così che funzionano le meccaniche del gioco. Avranno scelto questa meccanica per non farti costruire tavoli da lavoro all'esterno, magari vicino a un boss in modo da craftarti armi potenti, toglierla, uccidere il boss e poi scappare in un'altra posizione. In modo così sei forzato a costruirti una casa. Allora, lasciamoci una finestrella per quando è giorno a meno quando non c'è la luce. La stronzata. Certo, anch'io che voglio farmi una casa rettangolare, ma potrei farmi una casa in tutte le forme che mi piacciono, ovviamente. Però... Carenza di fantasia, ragazzi, carenza di fantasia. Lasciamoci una finestra anche sopra, a workbench. Ok, mi piace come struttura, mi piace. Uh, soffitto. Alla porta sicuramente. Mettiamo una porta qui laterale. Ok. È tempo di soffitto. Mm, quindi... Diciamo c'è un soffitto più alto di prima. 45 gradi forse è meglio che... Che ha 26. Non so perché poi queste misure. 45, ok, ma 26. Ok. Che avremo bisogno di un angolo, penso. Se no, se possiamo fare... Così, e intersecarle. Ma mi sembra abbastanza brutta come idea. Um, lì mi manca il, co il collegamento. Vediamo cosa ci possiamo mettere agli angoli. Allora c'è il corner qua. C'è cioè il corner. Ah, questo qua. Il corner a 45. Però, ah, devo praticamente togliere quello e fare soltanto con il corner, ok. Molto più comodo effettivamente, perché... Esatto, molto più comodo e più preciso. Ok, qua adesso ci possiamo mettere questi altri. 45. Perfetto. E ci siamo, ok. Abbiamo il nostro letto, le nostre finestrelle. Mettiamoci... Possiamo metterci... Questo che cos'è? Oh no. Possiamo ruotarlo in alto. Possiamo shiftarlo però anche. Mm. Volevo crearmi una sorta di doppia finestra in questo modo ma mi sembra molto indicato, ci sono delle tavole di legno. <coughs> Potevo usare questo. Piuttosto che. Esatto. Perfetto. Almeno abbiamo due finestrelle che sembrano finestrelle. Tutte di qual misura. Ok. Finiamo di costruire il tetto. Il tetto a 45 gradi ma questo non è sufficiente perché il nostro tetto è largo 2 non è largo 1 hm. già i primi problemi touch roof o corner e corner ma vediamo se possiamo disporli in qualche modo Ah no, questo ha l'inclinazione diversa, vedete. È, è particolare. Particolare. Non viene in mente che potrei utilizzarlo questo però. Per delle rientranze forse. Hmm, quindi se, se andiamo avanti con questi... Sì, possiamo farlo effettivamente era un tetto altissimo però chi ce lo vieta è bellino anzi mi piace e lì ci mettiamo i soliti 45 se mi riesce a posizionarli nel punto giusto perché Perfetto. Ah, oh, guarda che bello. Mi piace. Mi piace di già. Abbiamo fatto un buon lavoro, no? Abbiamo perso un po' di tempo, eh. Però, però abbiamo fatto un buon lavoro. Un'oretta. Un'oretta passata più veloce della luce. Oh mio dio, sarà un gioco. Molto. Molto molto molto. Allora, ehm... Ho sbagliato. Molto time consuming, volevo dire. Allora, per... Per sorreggere... A parte che dovrei chiudere la casa, effettivamente. Però... Però lasciamola così. Qui ci facciamo il fuoco. Ci mancano le pietre, accidenti. Andiamo a caccia di pietre. Successo. Ok, qui c'è un altro... Come funziona il cop? Co e... Eh, in che senso vampiro? Benvenuto comunque. Eh, nel senso che l'ho chiamata coop perché questo è l'inizio di una serie che dovrà essere in coop e, e in coop con un altro mio amico che ha intenzione di streamare. Eh, se vuoi entrare però anche se nel server puoi farlo, penso non ci sia nessun problema. Eh, il coop non so come funziona per ora perché non l'abbiamo testato, non so come fare entrare gente, non so niente. Ho iniziato oggi, io ho giocato un po' in single player a Valheim, eh, però niente di che, niente di che. Comunque se sei interessato, penso non ci sia problemi a iniziare eh, un'avventura su Valheim insieme, anche perché più siamo meglio è. Eh. Almeno anch'io quando entro a streamare ho qualcuno che ci ha aiutato in settimana che ha espanso il nostro, il nostro regno. Ok, era proprio questa la nostra idea con uh, mia e di un mio amico di iniziare a streamare questo gioco in Coop. siccome io porto anche altro: si fa un po' di retro gaming, un po' di roguelite. E... Però si è detto oggi era il giorno roguelite, abbiamo giocato un po' ad Edis. E poi ho detto: Vabbè, proviamo a portare Valheim, vediamo come va. Proviamo a iniziare Valheim siccome è un survival, siccome ci farà perdere un sacco di tempo. Ne siamo consapevoli. In diretto, meglio iniziare subito. A questo punto meglio iniziare subito. Ok, sto alla ricerca di rocce, ma. Non trovo rocce. Siamo di notte. Mamma mia! Forse ah, non possiamo zoomare perché girare per la foresta con lo zoom a lontano dal, dal personaggio. A un certo punto non capisci più niente. Qui c'è una pietra. Ho trovato una pietra. Lore. Ok. Va bene, va bene. Hanno paura del fuoco. Cosa c'è scritto dopo? e la mano dell'uomo la forza del fuoco e della mano dell'uomo ma possono essere allevati e insomma possono essere insegnati ad obbedire adesso cioè possono essere addomesticati eh, avvicinati lentamente silenziosamente e falli mangiare dal tuo dal tuo stock insomma dal dal tuo raccolta di cibo, ora non so come si fa a raccogliere cibo ma. Ok, ok. Allora ci ha detto praticamente possiamo, a parte che per ora non sono per niente, eh, sono molto selvatici. però Possiamo addomesticarli, addomesticare i maiali a quanto pare. E abbiamo dato fuoco, e dandogli fuoco ha un dot. Il fuoco mm, interessante, da prendere in considerazione dovrebbe essere morto vediamo se succede come in altri giochi che se uccidi una persona no, no, non è morto in, fiam in fiamme maledizione, vieni qua vediamo se eh, se uccidi eh, un animale mentre è in fiamme come su minecraft ti dà la carne cotta non penso, non penso forse te l'ha da bruciata, sarebbe molto più rocce Sarebbe più, più adatto a questo tipo di gioco. Eh, se vogliamo passare tutta la notte a scappare, oh, mm, voglio provare sta cosa, voglio vedere se, se ci dà carne cotta. Anche perché eravamo alla ricerca di No, quindi male non può fare. Oh. Ah, ci ha dato del trofeo, un trofeo e della pelle. Che abbiamo trovato del flint. Flint è. Eh? Come si traduce flint? Eh. Ci, ci aiuterà anche per l'inglese questo gioco. Ci aiuterà per l'inglese. Siamo venuti un po' lontanini. eh? Abbiamo la mappa. No, non così lontani, non così lontani. Non ci preoccupiamo. Comunque okay, Vampiro, se sei interessato a iniziare con noi scrivi pure, cioè facci, facci sapere se, se sei interessato ad entrare nel server insieme a noi e a iniziare questa avventura vichinga insieme. Certo, conta che sarà un impegno, comunque un impegno molto tranquillo, anche perché tra me e Mimicodori entreremo molte poche volte nell'arco di una settimana. Penso magari io di essere più attivo la sera, post cena. Eh, magari si inizia qualche stream fuori schedule, notturna. Ma io voglio fare sempre troppe cose contemporaneamente, come sempre. Tutte le cose che ho fatto, cerco di fare tutto bene, eh, ma, ma tante cose contemporaneamente. E ora anche se messo dentro lo streaming. Siamo, siamo, abbiamo iniziato da poco. Come vedere abbiamo pochissimi iscritti. Però adesso che eh, abbiamo iniziato da un mesetto. Eh, non facciamo a gara di follower. Diciamo. Cioè non, non chiediamo follow per follow. Anche perché non sono interessato a quello. Questo nasce come hobby. E deve rimanere tale. Eh, però abbiamo un'idea di una volta raggiunti. Oh, un cervo. Una volta raggiunti. Una stamina. Una volta raggiunti 50 follower e quindi lo stato di affiliazione avevo l'idea di iniziare una community molto democratica dove tutti eh, i partecipanti e la community possono partecipare a un consiglio in modo tale da prendere decisioni eh, concordi alla maggioranza anche per quelle che vogliamo portare, quelle che dobbiamo giocare eccetera. Diciamo che voglio rendere la mia community molto partecipe del mio lavoro su, su Twitch sia per agevolarmi nelle scelte, eh, sia per dare spazio e maggior voce a, al popolo di Twitch. Diciamo perché negli altri canali, è un pochino... Cioè, non è vista. Non è vista molto bene questa cosa. Diciamo che il creatore o il creativo è sempre dittatore. Però, no, nel senso, magari può essere anche giusta come visione, non per forza la dittatura è sbagliata, no? <ride> dipende, ovviamente sì, dipende, dipende. Però come forma di governo, anche una simile dittatura, se il dittatore è il Dio benevolo, cioè è per forza giusta. È per forza giusta. Però insomma deve essere un Dio benevolo il dittatore per, per far sì che la dittatura eh, funzioni. Deve essere un Gesù... Sì, ecco, se se l'Italia fosse governata da un Gesù dittatore sarebbe il paese più bello del mondo. Anche se insomma sono l'ultimo che crede a queste cose. Però. Ci mancano i requisiti. Che bello, torniamo a fare il falegname No, allora togli questo Usa la workbench, ripara tutto E andiamo Andiamo a fare il falegname Ci manca poco a costruire la nostra prima casetta Abbiamo passato tre giorni ma Tre giorni di, di gioco ovviamente Però Ci siamo, però ci siamo Occhio agli alberi che cadono Occhio a non farli cadere sulla casa, per favore, Luca, mi distrugge tutto. Non rotolare in basso, perché sennò qui è finita. No, 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 no! Oh, sapevo io che mi avresti danneggiato la casa. Ok. Un altro po' di legna. Per ora possiamo abbattere soltanto questi legni... Uh, non so se ci sono altri tipi di albero che poi ci si consentiranno con uh, utensili un pochino più durevoli di abbattere anche quelli. Non so però cosa portino altri tipi di albero. Certo, giocato da solo questo gioco è, non è noioso di più. Non è noioso di più perché è monotono come vedete. Cioè Un'ora e mezzo abbiamo fatto ben poco. Possiamo anche schivare, cosa che no, meccanica ancora non ho propriamente capito. Stiamo colpendo soltanto uno, penso, non, non quell'altro. Ok, ora li stiamo colpendo entrambi. Però questa posizione è, è pericolosa. Va bene che siamo vicini allo spawn. Insomma, la scelta di costruire la casa vicino allo spawn mi ha premiato perché sono già morto. schiacciato da un albero, quindi... No, no, no. Ok, seconda morte, secondo albero. Giustamente. Giustamente. <ride> seconda morte, secondo albero. Ma tanto siamo qui. Quindi, cioè, voglio dire. Cosa abbiamo perso? Niente. Abbiamo perso 5 secondi. Ok. La stamina è bassa. Cioè, possiamo correre per poco simile realistico e una volta che abbiamo recuperato il corpo tra l'altro possiamo correre più velocemente per, 40, per 50 secondi mi pare di aver visto ok continuiamo ad affettare i nostri alberi continuiamo a morire dai nostri alberi smettete di rotolare Che vuoi attaccarmi e poi scappi? Hai qualche problema di intelligenza artificiale? Ok, la resina non so a cosa serve. Anche perché quando l'abbiamo sbloccata non, non so se ho visto... Se ho mancato ehm, I new material che compaiono. Non so, Vampiro, quanta gente può entrare nel server eh, di Valheim... Però possiamo effettivamente fare così. Cioè, i primi, Le prime persone che vogliono entrare nel server si fanno entrare e si crea. Si genera questo, questo mini server con la televisione. Con la televisione data da, da me e da dori. con un po' di condivisione. Certo, non è niente di che perché siamo ancora all'inizio. Quindi non possiamo offrire una visibilità molto alta. Però può essere un inizio. Può essere comunque è un inizio. Per tutto, ok, l'accetta è quasi finita ora. Però dovrei essere in grado di costruire abbastanza cose. No, riprendiamo il nostro. Ma eh, no, questo non lo voglio. Mm. Ah, col flint ci facciamo il chopping block, cioè il blocco per tagliare la legna, penso o per comunque usare, comunque usare un utensile o qualcos'altro un tavolino, un comodino, ci facciamo un comodino ma prima di tutto posizioniamo questo qua beh, l'abbiamo posizionato stortissimo mettiamolo così forse è meglio anche il fuoco è leggermente storto ma per ora contentiamoci diciamo allora building, continuiamo il pavimento sì, come vedete è abbastanza storto il fuoco. Te vattene via. Cerchiamo di mettere il fuoco centrale, per favore, Luca. Dai. Oh, te hai rotto abbastanza le scatole. Perfetto. Facilissimi i nemici da uccidere per ora. Allora. Mm, 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 mm. Devo imparare ancora, Allora. Eh, fuoco. Okay, qui mi sembra abbastanza centrale. Perfetto, mi sembra centrato giusto. Forse un pochino più a destra. Sì, dai, non è proprio centratissimo. Ma ce la facciamo andare bene. Voilà. Vai così, mi piace, mi piace. Il fuoco sotto la legna mi piace poco. però, nel senso, sappiamo che non dovrebbe creare nessun problema. Quindi. Ok, mi piace il fuoco sottostante in modo tale che non sia troppo invadente. E poi possiamo anche tapparlo quando non ci va. Almeno qua ah, si tappa. Zero fumo in casa. Allora, il fuoco solitamente ha una bocca ed ha un camino. Per far uscire il fumo se no penso che tutto sto fumo si fa un nebbione in casa quindi puntata di oggi camino <ride> no, Ora tra poco andremo anche a cacciare vediamo ehm, vediamo se possiamo costruire ah, una cesta di sicuro una cesta di sicuro Perfetto, facciamone due a questo punto. Oh, ci costa 10, quindi siamo conservativi. Delle torce per la casa, eh, possiamo metterle lì. No, non possiamo. Ah, sono, sono da pavimento. Ok. Quindi sì, mettiamone una qua. E, uh. Penso, quando. Cioè, mm -hmm. quando se nel caso ci fossero. Cioè, il serve fosse pieno, insomma, c'è gente che attacca così tutta questa roba non la puoi fare. Stai lì a fare la setta bellina su. <ride> vabbè dai eh, è anche parte del <ride> gioco no su lasciamo no no, no no, vabbè ora va benissimo giusto per capire com'è ok la resina comunque è utile per fare le torce da casa ne ho costruite due però la nostra casa sta prendendo una bellissima forma dori non vedo l'ora che hai, più... hai appena detto la resina è utile per fare le torce quando ora sì, 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 ok, 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 pensavo non mi, mi avessi ascoltato, quindi lo no, volevo, no, ripet no. volevo, ripet volevo ripetere e sottolineare il doppio senso, ok, ah! <ride> okay, okay, ok, ok, sono arrivato dopo, sono arrivato dove, scu scusa, <ride> scusa, sì, allora, allora, eh, la casa mi piace un sacco. Mi piace veramente tanto. Ok. Eh, sono contento del de, de mio essere de mio essere architetto in questo momento. Allora, non mi ricordo già più i tasti. possiamo fare il letto, quindi facciamo già il letto. Dori, vuoi un matrimoniale o vuoi due reti singoli? Ma... matrimoniale. Dai. Va so bene, mettiamolo matrimoniale. Allora, non so bene dove piazzarlo. Eh. Dovrei togliere la workbench, però la workbench è abbastanza centrale. Ah sì, togliamo la workbench, mettiamola qua sotto la finestra. Eh sì, ma mi manca la workbench. Fare... Che palle mi stavo. Se hai bisogno della workbench per fare tutto. Ah, non possiamo nemmeno piazzarla se non c'è un soffitto. c'è cioè un fastidio. Va bene. Letto. Un bel letto matrimoniale. Oh. Ah, non posso fare il letto matrimoniale, Dario. cioè, posso farli accanto, ma matrimoniale matrimoniale, no. Quindi ci, acconten oh, ci accontentiamo. <ride> Ok, uh, sì. Oh. Corvo, non c'è bisogno che scompari e che ricompari. Dove cavolo ti pare? Dove cavolo ti pare? Ok. Eh, dimmi, Corvo, dimmi, dimmi. Dormire la notte? Ah, eh, dormi la notte nel tuo letto. E svegliati fresco e riposato, pieno di energie. Un altro improvement nella tua casa. Saranno delle chest. Insomma, delle scade bauli. Vabbè, dove puoi posizionare degli altri. Va bene, va bene, corvo. Va... Non c'è bisogno che ci dici ovvietà, eh. Allora, finiamo la, la casa così che possiamo. Così che possiamo posizionare le cose meglio, poi avere un discreto riparo, insomma un riparo funzionale per questi nemici che ogni tanto come vedete vengono, rompono le scatole e se ne vanno via. Non so perché alcune volte è arancione il pavimento, alcune volte è rosso, alcune volte è giallo. Penso che voglia dire comunque quanto può supportare di peso. Ma poi il server lo puoi salvare e poi... Il mondo è sempre salvato in automatico. E puoi entrare in un altro server, tipo esatto, e conservi eh, il tuo personaggio, cioè conservi i tuoi skill. Tutto il tuo personaggio rimane invariato. Diciamo che te crei il personaggio, poi puoi entrare in qualsiasi server. La, la prossima volta si può entrare in un server pieno di gente, cioè un server pubblico, diciamo. Eh, anche, possiamo, possiamo decidere anche di vedere come sono le dinamiche <coughs> con persone sì. o me. Funziona. Vediamo se non ci distruggono subito. Comunque, questi server funzionano tipo alla metin, no? cioè, se io entro in un server magari con la gente a livello 50, già ah, ti spacca il culo. Infatti, era così anche da. Infatti, l'unica di questo simile che conosco è Rust. Dove... Ma infatti, devi partire da zero, da nulla e. Dovevi costruirti al volo una casa per sopravvivere <ride> in tempo zero proprio. Sì, sì. E, poi, e poi una volta dentro comunque dovevi farti craftare cioè prendere risorse per craftare un po' di mm -hmm. cose sì ma l'inizio di survival è sempre così, infatti diciamo che il mio lavoro di oggi è anche quello di avvantaggiarci almeno ci facciamo una casa ci facciamo un po' Store un po' di legna un po' di pietra tanto il primo boss non sarò mai in grado di ucciderlo da solo, quindi mi servirà per forza il tuo aiuto per avanzare nella storia quindi per ora... Mi sa che comunque, per esempio, sul Rust i server era comunque a tempo. Quindi te, cioè, te non potevi fa un... dominare tutto il mondo, cioè dopo un po' si resettava. Si resettava. Tutto, altrimenti tipo, alcuni avevano un vantaggio troppo enorme. Vediamo qua come funziona, dobbiamo informarci perché io um, non so niente di questo gioco, cioè... Non so veramente niente. Per ora. Piano piano. Comunque. Un vampiro ci ha lasciato, giustamente. Ho fatto una domanda, gli ho risposto, e poi è scappato. Ma poteva risponderci o dirci qualcosa. Però almeno vedi, Valei mi ha già tirato una persona. <ride> Nel senso, piano piano, più di universi. Beh, sicuramente <ride> in, te in tempo zero cioè in un'oretta di stream che non avevo nemmeno annunciato quindi proprio si vede la differenza dei giochi. Ma insomma, tanto eh, sono nella classifica, lo sfoglia se, se vai a vedere. Va a arrivare allo sfoglio, sì, per arrivare alla mia stream in classifica su Valem ci vorrà una vita. Ah, vabbè. No, comunque, non ci, non ci sono comunque tanti. Oggi però c'erano 3-4 persone che stavano tra i 30 40 60 mm. beh sono anche di gruppo magari eh. io da solo effettivamente intrattengo poco soprattutto in questo gioco qua c'è poco da dire e poco da fare quello è il problema cioè è monotono fai sempre le solite cose tagli legna tagli legna tagli legna cioè, eh, è fine a se stesso poi magari la meccanica dei boss c'è da scoprirla le statistiche, gli scudi, le lance quello e quegli altri, gli archi eh, insomma può diventare sicuramente molto interessante una volta arrivato a un certo punto del gioco voglio vedere subito, la prima cosa che voglio craftarmi è un arco Quindi... perché che io sono tipo persone con... cosa dori? scusa? Eh, eh, c'è anche boss proprio del gioco oppure c'è tutto con persone fra di loro? no no no, no, no. c'è una storia c'è una storia, vedi qua Qua ci sono delle pietre e devi appendere la testa dei boss a queste pietre. Quindi oh. hai, si fa, parti con il cervo maledetto e quindi cliccando questa pietra tra l'altro mi fa vedere la posizione del, del cervo della mappa e quindi dov, dovremo andare qua e uccidere il boss e venirlo ad appenderlo qua, in modo tale da sbloccare ulteriori cose per l'avanzamento. Penso che dopo questo boss ci sblocchi la facoltà di poter... Ehm, usare, adoperare la pietra, raffinarla, eh, lavorare il bronzo e avanzare nella, nella storia. Poi ci sarà questo che non so che cos'è, quest'altro che non so cos'è, quest'altro. Come... sono 5 boss. 5 boss che non sono pochi, dipende quanto distanti l'uno dall'altro sono e cosa bisogna fare per raggiungere l'uno dall'altro. Però si, sì, può essere interessante appunto, però, nel senso: c'è i boss, fai quello, fai quell'altro. Allora. Mettiamoci palette per supporto. Perfetto, almeno non dovrebbe cadere la nostra casetta. Le sto posizionando a caso, eh, quindi... <ride> Questo per esempio non tocca terra mai nella vita. Distruggiamolo senza senso. Più troppo alto. Qui sotto sotto la porta due paletti e mettiamoci una scaletta, visto che. Oh, era bellino. Ok. Spingiamo di costruire la casa, abbiamo abbastanza legna, spero di sì, spero di sì. 44 e 23, speriamo che mi basti tutto questo. Non voglio tornare, ti prego, non voglio tornare a, a fare il falegname. Allora. Ricordiamoci di fare qualche finestra, se sennò no moriamo intossicati. Oh, stavo pensando. Costruiamo un camino, però un camino. Non, non ho ben idea di come costruirlo con questi pezzi. Ora vediamo, eh, ci inventiamo qualcosa per fare un camino. Allora, lì c'è una finestra, quindi ne facciamo un'altra qua per simmetria. Là c'è due finestre, quindi altre due qua. Per simmetria, poi ci mettiamo un paletto e qua. Wow, però qua è accanto alla porta. Facciamola uguale, vediamo come riusciamo a sistemarla. Okay, allora qua ci mettiamo un paletto oh yeah. ho tirato un calcio <ride> uh, il coso è un po' vabbè mi accontento qua la porta è bassa effettivamente però è dell'altezza giusta per il nostro protagonista quindi sopra la porta ci mettiamo mm, mettiamo la finestra sopra la porta o okay. Eh, facciamo così Sì, dai, facciamo così E chi se ne frega Ora, tetto Occhio a non cadere nel fuoco Per questo volevo fare un camino Perché il fuoco Non è pericoloso Poi è un po' scomodo In questo modo allora, ci si gli angoli. Sarebbe a portare degli argomenti da, per parlare mentre giochiamo perché così. A meno che, che qualcuno non sia amante delle costruzioni, <ride> o insomma, amante di questi giochi qua. Mi fai. Se stai cioè stare qui a, a costruire. Ma infatti no, sicuramente no, non penso sia questo il, il main del gioco, no, 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 assolutamente. Anzi, anzi, <ride> vabbè, eh, vabbè, giustamente ora stai lì a costruire per vedere come funzionano le meccaniche le... mettere la roba, craftare. Ah, e poi per avvantaggiarci, perché questo è un sacco di tempo perso effettivamente. Allora. Eh, sì, ok. Ho un problema con il tetto, ho un problema. Ma oh, perché questi non mi servono? Questi non mi servono e qua ci devo mettere... Mm... Cosa ci mettevo? Sempre quest'altro? Sì, perfetto. Ok. Oh, no. <ride> ok. E dai. Maledizione. Oh, finalmente ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ok, allora smantelliamo il, eh, il fuoco. Eh, facciamo il pavimento completo e vediamo se riusciamo a costruire un caminetto. Facciamo un caminetto. Allora, il caminetto lo facciamo. Lo facciamo in un angolo, forse è meglio. Che dite? In un angolo della casa, forse è più comodo fare il caminetto. Quindi, qua. Questo sarà l'angolo del camino. O qua. Qua, perché almeno uno entra e c'è il camino di fronte. A parte, possiamo, possiamo spostare benissimo la torcia, però. Cioè la porta. Ma... Allora, dobbiamo trovare un modo per rialzare il caminetto. Per farlo a livello casa. Però non posizionarlo, perché è bruttissimo, non posizionarlo sopra il legno, direttamente sopra il legno. Però non abbiamo pietre. Non possiamo fare un camino di pietra, per, per esempio. Quindi per ora dobbiamo accontentarci di una cosa del genere. Sperando che non bruci. Allora, per ora lo facciamo sul legno. Tra l'altro non vedo... Dio, non vedo niente buissimo. Per ora lo facciamo sul legno convinto che non brucerà niente. Sicuramente non brucerà niente. E crafting... Ah, non possiamo metterlo sul legno, vedi. Esatto, invalid placement. Sul legno non si può mettere il fuoco. Quindi devo per forza fare il buco. Perché non ho pietra per posi poter posizionare il fuoco. Però possiamo sollevare il terreno fuori. Andiamo fuori. Solleviamo il terreno qua. In modo tale da far salire anche il fuoco, no? Non funziona così? <ride> boh Allora Oh mio dio Cosa ho fatto? Vediamo cosa ho fatto Ho distrutto il fuoco Ho distrutto il fuoco Va bene però ci accontentiamo così Mi piace, mi piace comunque sì, Abbiamo raggiunto un buon livello d'altezza Oh uh. No! Manca le pietre! Che palle le pietre! Dove sono le pietre? Una pietra, una resina. Mio dio le pietre. Saranno il mio incubo, mi le sognerò la notte queste pietre da, da ricercare, da trovare. pietre dove siete? Ok, cervi cervi che mi spaventano. Tanto è buissimo. Veramente buio. Mmm, mm mmm, -hmm. Fiori, non so minimamente a cosa mi possono servire ma io li raccolgo ma li facciamo una collana alla mamma oddio oddio mi devono dare un piccone per forza perché io non è che posso andare a girare a raccogliere pietre cioè possono farlo ma nel senso dovranno darmi un piccone prima o poi Mm, che versi fanno questi cervi. Oh, la casa cioè, non è stupenda. Di più, veramente bella, ha un sacco di finestre. È costruita su palafitte. E mi piace, mi piace. È una casa stancissima rettangolare. Vediamo se possiamo andarci sotto. No, non ci, non ci si può nemmeno andare sotto, però. Muoversi con il crouch. Non è una buona idea. Ora, siccome non dobbiamo costruire un tetto. Angolo della casa, levati. C'è un camino, scusate. Angolo della casa, si deve togliere dalle scatole. Quindi... Continuiamo con il muro. Madosca. ok Continuiamo con il muro. Forse è un po' troppo grosso. Non segue bene l'angolo della casa. Dove è finito il nostro fuoco? Non c'era? Ah no, facciamo ancora le pietre, giustamente. Ah, oh, guarda che goduria. Bellissimo. Mi piace già. Allora, allora come si fa a far combaciare? Cioè, oddio. È un camino primordiale, eh? Però è già camino, diciamo. È già camino. Uh, e il fumo esce fuori dalla casa, quindi sono contento. Vediamo se c'è qualche pezzo che ci aiuti. A parte c'erano anche le singole assi di legno. Quindi possiamo piazzare anche singolarmente le assi. Qui farò questo wood wall, mmm. Questo woodwall a 26 gradi o woodwall a 45. Vediamo come funziona. Potevamo effettivamente mettere questo. Per dare la direzionalità alla casa. E per dare anche la forma al cammino. Esatto. Mi piace. Oro di mentale, eh. Però. Wow, ora sì che è un camino. Ora sì che è un camino. Ok, e anche di là ci serve questo. Mm. È un problema. Andiamo da fuori. <ride> è stortissimo è stortissimo allora no questo può essere utile per l'interno del camino esatto qua ci portiamo dovremmo, dovremmo creare una sorta di restringimento e metà muro mettiamoci metà muro Perfetto, sorta di restringimento. Ok. Ok, adesso l'abbiamo elevato di un, di un tot. Ora dobbiamo cercare di restringerlo perché dovremmo seguire. Cioè, ci sarebbero i muri che si inclinano con, come la casa, praticamente. Per restringerlo e poi per partire con una colonnina più piccola. Però non so se lo possiamo fare. No, i muri non si restringono. Però abbiamo questo a 26 gradi. Che però ci butta in una direzione completamente storta rispetto a dove dovev dovevamo andare. Possiamo fare forse così. È un po' stupido, eh. Per ora sembra <ride> un po' stupido. Eh, però. Sono convinto che migliorerà piano piano. Eh, voglio provare a salire sopra la casa, però. Facciamo la Minecraft a questo punto. O, se no, mettiamo direttamente delle scale che ci facciano andare sopra la casa. Perché no? Tanto sono provvisorie. Esatto. Ah, non Difficoltà a camminare sul pavimento a 45 gradi. Imparato. Non si cammina. No, sui soffitti, non si cammina sui soffitti. Però possiamo fare una scala. Oh, sì. Una scala a chiocciola infinita alla Minecraft. Esatto. Esatto. <ride> ok, così non regge più. Quindi, Massimo è questa. E va bene, cerchiamo di inventarci. Qualche metodo. Interessante, mm. Manca un sacco di cose Per fare il camino Un sacco Questa live verrà chiamata Luca l'architetto Allora Possiamo metterci anche un tetto A 45 gradi Così per, per fare il camino Sarebbe bellino forse interessante Però a questo punto vorrei vedere Se riusciva a sollevarlo il camino E poi piazzarci il tetto Woodbeam 26, Woodbeam, wood pole Però non ci, sono, non ci sono le assi in verticale. Possiamo metterle solo a 45. Possiamo direzionarle ovviamente. Così facciamo una cazzata e basta, secondo me. Abbiamo rovinato tutto. Vedere l'estetica da fuori. Mm. Non è bellissimo. No? Allora. Non è bellissimo. Possiamo metterli tra l'altro seghettati diciamo. Ma non mi piace granché, Non mi piace. Quindi... Ora andiamo in verticale con questi. Quindi da qui partiamo col verticale. Huh. Vediamo se riusciamo a pareggiarli. Quasi. Quasi pari sono. Però adesso possiamo metterci un tetto, per esempio. Mm. Sì, posso mettercelo così, ma non posso metterlo. Ah, posso metterlo sopra così. Perché non sono preciso per niente la posizione. Non se riusciamo a shiftarlo. No Riuscirò eh, a trovare la posizione giusta. Oh mio dio, sono morto cadendo dalle scale. Che cattivo questo gioco. Quanto cattivo questo gioco. Ok. Non te voglio dire. Però era il camino, o almeno... Perché ho fatto questa cosa? Cioè, ora non torna niente. Ora non torna niente. Proviamo ah, a ripartire da zero Cioè da zero No ma Ripartiamo da Ripartiamo da qui Quindi qua per forza La pendenza della casa Va rispettata Però qua all'esterno Non importa Quindi Da qua direttamente che Mi piacevano in realtà Quelle cose però Da qua direttamente Andiamo dritti dai ecco Eccoti se l'avevo visto E questo dovrebbe essere la solita altezza per tutti no questo è decisamente più alto decisamente più alto perché si sì, cioè di un pelino più alto più che altro maledizione di un pelino più alto Però possiamo già farci un tetto e chiamarlo camino, però cerchiamo di levarlo di più rispetto alla casa. Ok. Poi questa parte si può coprire. Solo che così. I paletti che ce li ho messi a ah, clip male. È brutto da vedere ma funzionale col sole contro non vedo niente. Ok. E qui sarebbe da metterci un tetto. Lì invece per tappare questa parte e questa parte, non so cosa non so cosa inventarmi. Tra l'altro diamogli una struttura Perché come vedete ora Almeno abbiamo delle colonne Che seguono fino a terra Perché sennò sembrava che prima Stavano Sì, sorreggevano qualcosa Ma lo sorreggevano a caso Ok, almeno adesso abbiamo una fortificazione un pochino più solida. Mio dio, manca della legna ancora. No, per fortuna questa live durerà poco. <ride> durerà per un altro po', ma. Alle 7, tra poco, insomma, stacchiamo. Però abbiamo giustamente fatto la nostra casetta, il nostro letto, la cesta, la workbench. Abbiamo fatto il camino cioè comunque sia sono soddisfatto, questo immobile tra l'altro funziona molto bene. Vediamo se possiamo Allora, uno questo lo distruggiamo qui. Ok? Qui ci mettiamo questo. Vediamo se si può mettere. Sì. Aspetta, però abbiamo anche la cucina che è visibile ed è stupenda. È un po' più basso lì, però. Oh. Chi se ne frega, eh, ce la facciamo andare bene. Qua ci potrei mettere un paletto più basso, tipo una di queste basta, giusto per l'entrata al camino. Almeno è più, è più carino. Potrei fare anche così, effettivamente. Ma non si facciamo almeno, tappiamo per ora l'orrore eh, di altezza. Missing requirements. Missing requirements. Ah però... C'erano un sacco di rocce vicino a casa e non l'ho viste. Forse responano. Cioè forse nel solito punto ricompaiono dopo un po' di tempo. <coughs> Ok, Bello. La casetta è venuta su Bella. Il camino è interessante. Sicuramente interessante. Abbiamo della pelle di. di cinghiale. Quindi possiamo forse fare qualcosa con quello. Dopo guardiamo devo, devo un'occhiata. Questo. bisogna stare attenti con questi giochi, eh? Perché ci si infogna facilmente. Ci si infogna facilmente. Il progresso che ti portano ad ottenere quasi diventa quasi una droga. Ah, comunque, come vedete, la nostra barra della resistenza è aumentata. Non so se per il livello. Oh mio dio, scappa. Non so se per il livello. Intanto, gli alberi sbarellano. Non so se per il livello o per. Mm, il fatto che abbiamo mangiato qualcosa che ci ha rinforzato forse. Non un sacco di legno. Abbiamo, abbiamo distrutto. Abbiamo deforestato Non so quanti alberi. Eh, per costruire una singola casa. Penso che nella realtà. Oh, forse nella realtà anche. Eh? A stare attenti. Che <ride> sai, dell'albero non tutto è utilizzabile, penso. Wow, guarda lì, guarda lì. Che bello però che si possono abbattere gli alberi e possono cadere a cascata l'uno con l'altro, cioè... Se sei fortunato puoi abbattere un'intera foresta, praticamente. Visto che ci siamo... Dovrei mettere un po' di musica, effettivamente, forse, in sottofondo. Ehm, sia per godermela meglio anch'io, questa avventura. Perché, come notate, l'audio di gioco sì, c'è, ma la musica... Non è così presente mentre si gioca. Eh, a parte sì, è, è molto rilassante forse, anche che non ci sia la musica. Eh, però, per noi, per intrattenere, forse un po' di musichina in sottofondo ci starebbe bene. Ci potrebbe stare bene. Ovviamente che non copra niente. Giusto di sottofondo, giusto un, un po' di ambient. Oh, qui non si finisce più comunque. Ogni volta che taglio qualcosa cade, cade qualcos'altro. Per fortuna che sono abbastanza veloci gli alberi da, da lavorare. Mi ne è cascato un altro. Ovviamente allora, quando abbatto questo le farà cadere altri due o tre. La nostra skill da falegname non sta salendo più. Per questo cosa mi preoccupa. Ah no, invece no. Woodcutting 20-20. Siamo già a livello 20 di taglia legna. Stiamo diventando più forti a tagliare. Spero che... Ok, abbiamo finito. Spero che eh, la legna, cioè queste skill, siano... diano reale vantaggio. Però per ora non mi sembra di tagliare gli alberi più velocemente rispetto a come facevo prima. Mi è aumentata la stamina, non so cosa è dovuto però. Sicuramente non il salto. Tutte le volte che salto, guardate quanto, quanto mi toglie di stamina. Cioè. Anche la corsa mi sa che devo spammarla. Cioè non so se funziona spam o se funziona quanto effettivamente fa, di, quanta distanza ha percorsi. Ok, ripariamo la nostra ascia. Buono. La torcia come detto non si ripara. C'è il nostro bellissimo camino. Uh, finiamo il camino Allora. Non mm -hmm. mi viene in mente proprio... Non possiamo fare così. Ma se ce n'è un altro... Uh, possiamo fare così, effettivamente a ah, che pro? Senti. Le scale comodissime che ho costruito. Bellissimo. Non copre tutti i buchi. Come vedete qua c'è un buchino che... Non so come coprire, una... ora ci inventiamo qualcosa con qualche asse di legno messa per così. Esatto. È tutto, è tutto un macello, eh. Però, nel senso, non, non vi preoccupate. Andiamo di là. <ride> tutto un macello. Non penso che però nessuno si lamenterà del... delle nostre doti di architetto. Spero di no, almeno. Cosa bella è che quando uno verrà a distruggere il tetto acquisterà talmente tanta di quella legna che se ne ricorderà. Ci darà valore a quel punto. Dirà, ah, guarda lì. Oddio, siamo intossicati dal fumo. Ah, vedi che serviva allora fare il camino? Vedi che non è tutto flavor? Se stiamo, se stiamo sopra il fumo, ovviamente non respiriamo e ci avveleniamo, tra virgolette. Okay. se io faccio Il tetto mi piace di più ma Ah no, queste X sono ridicole Un' brutte o brutte Si coprono ma coprono fino a un certo punto e non sono per niente funzionali Ho deciso di togliere le X. Voglio trovare però un altro modo. Posso trovare un altro modo. Questo cammino passerà alla storia sicuramente. Mi fa schifo così. Mi fa schifo. C'è un altro modo. di sicuro pareggiamo in questo modo e no, no, a questo punto eh dici fuck fuck Ok, veniamo. Vediamo da, da dentro. Ho sbagliato. C'è un pezzo di muro. La finestra. Ok. Qui... Bene, non funziona benissimo il camino ora. Perché l'abbiamo tappato troppo, mi sa. Quindi, se vai via, se vai via, se vai via, però quell'altro ce lo terrei. Esatto, questo ce lo tengo, almeno ci va più un muro dalla nostra parte. e oh, adesso il fumo esce per bene. Ora il fumo esce dove devo uscire. È un po'... un po' me, è un po' me. Mettiamo un paletto in più e facciamo queste fessure più piccole. Se posso, ovviamente. Ravelliamo giusto un pochettino. Voilà. Sei soddisfatto del camino? Uh, <ride> sni, sni, disfatta una parola grossa. Diciamo di sì. Cambiamo di direzione. Per te mi piace così. Un po' tutto storto però al suo perché, è un po' forse over, troppo complicato per quello che volevamo, fa volevamo fare. Eh, il fumo però esce, l'importante è quello. L'importante è che il fumo esca. Qua per fortificare la struttura ci mettiamo questi. Almeno abbiamo fatto subito la cazzata. Perché il fumo adesso non esce più. <ride> Va bene, lasciamo. No, ho preso fuoco. Ho preso fuoco. Cosa non mi fa il fuoco? Ok. Pop. Allora, un po' di fumo esce sempre. Penso sia anche il problema di come abbiamo disposto il fuoco. Vediamo se possiamo metterlo più in là. No, quella è l'unica posizione. Possibile, diciamo, per il fuoco. Vediamo la sicurezza prima di ogni altra cosa, ragazzi. La sicurezza prima di ogni altra cosa. Ovviamente, mica, possiamo, mica posso addormentarmi col fumo in camera. E poi sono contento. Cioè, adesso non abbiamo carne per cuocerci per cuocere. Ah no, invece sì. Invece sì, così possiamo cucinare all'interno, essere tranquilli, Chiudi la porta. Perfetto. Spawn point set, quindi appena moriamo adesso ritorniamo là. Allora, questi li rimettiamo qua. Il flint per ora, tutta la legna in eccesso. Comunque bellissima così. la casa, Ti piace? Oh, sì, sì. <ride> Guarda eh, che camino c'ho poi. quello che ma che non ti preoccupare? Tranquillissimo, <ride> e, cioè, ho passato un quarto d'ora a fare il camino. Fa un po' schifo, però è funzionale. No, diciamo. Che dai, Dic diciamo che è funzionale. <ride> C'è un po' di finestre per la reazione e per il freddo. chiudo la porta. Guarda Bench, cassa. Dai, penso di aver fatto un buon lavoro. Un buon lavoro. Eh, mi sa che ho bruciato subito il cibo maledizione non posso prenderlo È questo? Oh, no si sì. Sì, ma no ma questo sarà un problema vai sono le 7.10 direi che posso staccare abbiamo giocato la nostra oretta e mezzo oretta e 40 a Valheim ci siamo costruiti la nostra casa abbiamo livellato un po' e abbiamo introdotto anche a Dori che sarà il nostro compagno di viaggio di copp eh, il gioco quindi si è fatto un po' un'idea per quello quelle che sono le sue potenzialità e mi piace mi sta piacendo eh, mi viene voglia di ehm, mi viene voglia di togliere la live anime night di stasera e metterci va live a questo punto almeno continuiamo un po ma non devo subito fare questi ragionamenti perché sennò siamo finiti ovviamente allora, la cesta per i materiali, questa, questa a destra. Abbiamo il flint, abbiamo la testa del cinghiale. Ok, con me mi porto soltanto lo stretto necessario. I fiorellini si possono anche buttare. A parte non so a cosa servono, quindi no, però no. E possiamo farci già un sacco di cose. Possiamo farci... Ehm... Ah no, però per farci l'arco ci serve otto pelli di cinghiale. Mamma mia, 8 pelli sono tante. Flint 9. Ah, possiamo farci il coltello, però ci serve 4 flint. Ma va bene, va bene per ora. È l'inizio e ci siamo. Sono contento de del risultato. Vado a letto. Cazzo, al letto, se letto serve un fuoco vicino? Te lo do io il fuoco vicino, te lo do io. Accidenti a te. Dov'è il letto? Eccolo qui. Mettiamoci il fuoco vicino. Vedrai, più vicino di così si muore. Ora lo posso usare per forza. A questo punto, spostiamo la workbench e la spostiamo da dove era prima, che era più bella. Ok. E qui mi serve del flint, quindi lo costruiremo. E infatti, lo costruiremo dopo. A quanto pare è collegato anche alla workbench, quindi questa struttura, questo legno, potenzia la nostra workbench. Poi vedremo, scopriremo tutti i dettagli. Ok, dormiamo, vediamo come funziona. Ho preso la parte sinistra del letto. Va bene, va bene. <ride> in your dreams, you sit beside a fire in a great hole. By... Vabbè, non ho fatto in tempo a leggere perché era l'inglese, era troppo veloce. Allora, mi sono svegliato con un po' di fumo in casa. Un pochino. Però il cammino alla fine fa parecchio. Non mi sono, non mi sono svegliato intossicato. Sono svegliato riposato, protetto, pronto. Ma ah, direi che meglio di così non possiamo finire l'episodio. Grazie a tutti, a chi è passato, a chi è no. Ringrazio anche Dori che ci ha fatto compagnia ogni tanto, anche se purtroppo doveva fare ben altro, molto più importante che stare qua. E quindi... Scusiamolo anzi del disturbo E ringraziamolo ulteriormente E, e niente Figurati sì. <ride> E niente Ci vediamo stasera Se ho voglia Con l'anime night E vediamo se riusciamo a usare prime video Per guardare qualche Qualche cosa tutti insieme Se, se siete interessati che volete passare Fate pure Stavo pensando di iniziare con eh, GTO sicuramente perché lo volevo riguardare, eh, che è tanto che non lo guardo. Quindi GTO volevo iniziarlo anche perché il primo episodio dura 40 minuti, gli altri durano una ventina, quindi vedremo un po', magari diamo soltanto il primo episodio. E visto che ci sarà, forse uno potrebbe dire: Vabbè, uno inizia attacco a Titan, GTO e, e un altro, e un altro. Devo guardare però su Amazon Prime cosa ci danno. Facciamolo in, questi, in questo quarto d'ora. Allora. Quit game. Quit the game. Eh, ho paura a quittare il game. Però, in teoria abbiamo dormito e abbiamo salvato. Quindi facciamolo senza rimorsi. Usciamo dal gioco. Proprio così: brutale. Eh, sperando di trovare tu tutto. Sperando di trovare qualcosa una volta che ritorneremo, perché. Mamma mia! Allora, vi faccio il cattura. Il cattura schermo... Che dovrebbe essere un po' zoomato... Quindi non dovreste vedere tutto tutto tutto... Andiamo su... Prime Video... E guardiamo un po' gli anime che possiamo trasmettere stasera dopo cena... Allora... A parte che potremmo trasmettere anche qualche film... Per esempio potremmo partire con lo Hobbit... Così... A random... Però l'anime secondo me... Come, come un, qualche documentario... È un pochino più fruibile... Eh, Sia per il pubblico di Twitch... Sia perché è più, sono più leggere Se no Pensavo Per fregare un po' di gente Trasmettiamo Futurama Tutte le stagioni Martedì sera Non è un anime E ho chiamato la serata Anime Night Però possiamo cambiare subito Cioè nessuno ci Nessuno ci, ci disturberà No? Nessuno ci romperà il Sei? Me, me ne mancano cinque ti mancano 5 puntate per finire tutto Futurama. Bello, bello. Futurama come lo Hobbit, questi video come se visti anche un Isma durante la quarantena. Sì, esatto, guardarli, e... commentarli. Esatto. So, soltanto e poi che commentarlo con la chat. Con... Sì. Se c'è qualcuno che scrive. Soltanto che cioè è un po' duran tantissimo, e 40 l'uno. 2 ore e 40, 2 ore e 24 dura tanto e poi funziona male il prime video. Cioè, non è come guardarlo in casa noi tre perché non posso stopparli. Non, non ho controllo sul video. Una volta che parte, parte, e far partire un film di 2 ore e 40 senza nemmeno poter dare una pausa nel mezzo. Porca puttana. Capito? cioè 2 ore e 40 di film con, sen senza pause, secondo me, diventa pesante. Cioè, uno deve stare lì deve accettare il fatto che se va in bagno perderà sicuramente qualcosa. Deve accettarlo proprio il fatto. Questo fatto qua deve accettarlo. Ed è brutto. Comunque, se qualcuno voleva andare in bagno a no. fare qualcos'altro... Altro... ...delle pause programmate loro... Eh, infatti, ma ancora non hanno fatto niente di tutto questo. Ancora... Dice, almeno se andiamo in bagno e dici, vabbè, aspetto quella 10 minuti finché ci sarà la pausa. Esatto. Se no, potevamo fare, come avevo pensato appunto, Anime Night e quindi trasmettere dalle nove e mezzo alle 11 quindi un'ora e mezzo e trasmettere tre episodi a serata tre episodi a serata però potremmo scegliere per esempio due anime di un anime trasmettiamo due episodi di un altro anime tra ne trasmettiamo uno solo però quello che trasmettiamo uno solo potremmo mettere la stagione finale di Attack on Titan per esempio e guardarci insieme Almeno alle 11 si parte, alle 10 e mezzo si parte con Attack on Titan, Final Season. Mentre dalle 9 e mezzo all'11 ci guardiamo due puntate di GTO. Prima, potremmo farlo. Potremmo farlo, se no, ci sono mille altri anime. Potremmo trasmettere Lupin se vogliamo, Futurama come ho detto, Family Guy, cioè Full Metal Panic. Full Metal Panic, secondo me. Secondo me potrebbe essere interessante. È un anime che non conosce. È cioè un anime che ha fatto molto successo. È un anime che però non ha guardato quasi nessuno. E usci, usciva su MTV. È un anime del 2002. E lì mi andrebbe, mi andrebbe tanto di guardare Full Metal Panic. Mi andrebbe tanto. Sono tre stagioni. C'è un po' di fighe, un po' di tette. Come, come la maggior parte degli anime giapponesi. E un po' di rubottoni giganti. Quindi. Se no il classico Berserk. Aspetta, ah, filtriamo per anime. Anime. Hmm. Allora, gli anime che ci dà Amazon Prime, Amazon Prime sono Attacco dei Giganti, GTO, Full Metal Panic, come avevo detto prima, Berserk, Lupin, Demon Slayer... Sword Art Online che potrebbe essere interessante eh, so che piace a parecchie persone Sword Art eh, c'è sono tante stagioni tra l'altro su, su 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 Amazon su Prime Video, sta partendo Netflix probabilmente se avessi detto Netflix in quella frase Amazon mi avrebbe bannato tempo zero <ride> ci sono, cioè, Tokyo Ghoul se no oh anche Tokyo Ghoul potrebbe essere interessante potremmo tras trasmettere Tokyo Ghoul non l'ho mai visto tra l'altro potrebbe essere carino se no ci sono un paio di film di Lupin Nadia, accidenti Nadia il mistero della pietra azzurra questo lo davano sulla 7 mi sembra molto molto tempo fa anche questo è carino Inuyasha ovviamente lo storico cacciatore di demoni che è molto bello, molto vecchio però anche questo lo davano su TV il martedì sera One Piece c'è il film. C'è una carrellata di Pokémon. Che però sono Rubino e Zaffiro. Rubino e zaffiro nove stagioni. Porca puttana. C'è anche il nostro Ash però il rubino e zaffiro. Guarda lì. C'è Ash, Misty, Brock. Insomma, i classici, i classici. Proprio il Pokémon che guardavamo da Piccini, 2007, infatti. Poi c'è IQ. Che è di Basket, Blade of Immortal, Psycho Pass, um, Akira. Akira, anno 2019, molto recente. Potremmo dargli una chance. Helsing, Helsing potremmo continuare a vederlo visto che abbiamo iniziato non abbiamo ah, finito. Molto figo. Helsing, vabbè, Occhi di gatto, è un film. Cosa? Ah, Akira. Akira è un film, vero? Du due ore e quattro. Molto bello. L'hai visto? Cioè, sì, l'ho visto. Mm. È tipo roba cyber. Ah, ok. Mondo cyberpunk giapponese, giustamente. Dopo la terza guerra mondiale. Va bene. Se no, Gundam. Il classico intramontabile Gundam del 1980. Eh, il film su Dragon Ball Z. <ride> la resurrezione di Freezer. Eh, Big Fish va bene ce n'è un po eh ce n'è veramente tanti eh, non sono però cioè voglio dire, tanti no non ce n'è tanti eh, però ce n'è parecchi come City Hunter cioè parecchi molto famosi Ollie e Benji eh, insomma parecchi storici ce n'è giustamente anche perché i diritti costeranno pochissimo di quei cartoni lì Um, anche lupin terzo sarebbe carino però insomma per ora pochi nomi mi sono venuti hanno risaltato nella mia testa eh, soprattutto per dargli una continuità e una serie più eh, più, insomma, più regolare diciamo allora sono indeciso perché GTO lo volevo riguardare e quindi GTO ce lo volevo mettere, anche perché penso che sia una perla che poche persone abbiano visto nell'infanzia e che poche persone conoscano. Quindi GTO effettivamente può interessare. Eh, non è il classico shonen, ok? Però è il classico situazione scolastica eh, giapponese, tutti distorti, mille problemi, eh, può essere carino. Può essere carino però ad alternare o ad attacco a Titan o a Tokyo Ghoul che era un altro nome che mi è balenato appena l'ho letto perché Tokyo Ghoul effettivamente ha riscosso un notevole successo e deve avere una storia molto eh, accattivante eh, non so però se ci sono tutte le stagioni e poi non so come funzionano le stagioni perché Tokyo Ghoul e poi c'è Tokyo Ghoul radice di A e poi c'è Tokyo Ghoul re Relativamente 2014-2015, rispettivamente, scusate, 2014-2015 e 2018. La Però Tokyo Ghoul Re. Ah, la season 3, ok, la season 3. Però non so se ci sono 4, 4 season e basta di Tokyo Ghoul. Mentre Sword Art Online, anch'esso ha fatto un sacco di successo. Quindi potremmo iniziarlo a vedere. Se no, vabbè, il classico Attack on Titan, Full Metal Panic, GTO. Uh, Helsing o Berserk, i nomi sono tanti, ma potremmo iniziare con qualcosa. <ride> Anzi, dobbiamo iniziare con qualcosa. Dori. Te che dici? Ti disturbo in questi 5 minuti. No, no, vai, Il GTA è molto carino. A me mi è tantissimo Anche io lo vorrei rivedere. Eh, ehm, più wow. che altro, sì. Cioè, è, è grande classico. Che secondo me si so hanno mancato in tanti, quindi esatto. sì, però, secondo me è. Beh, si dovresti comunque puntare su qualcosa a 20 minuti che comunque sono quasi tutti esatto. esatto. Senza riuscire a guardare un, una puntata tutta di fila senza problemi, mm -hmm. so se sì, esatto. Si fa 20 minuti lì e poi pausa di 10, e poi si rinizia. Esatto. Si discute un po', si hackerà un po'. E... Però da accompagnare a GTO ci mettiamo la quarta season di Attack on Titan allora. Partiamo con GTO ad Attacco on Titan? O oh, se la puoi prendere alla lunga? Parti dal 1-1. Eh, Uno, va bene, però. Però parti dall'inizio. Più che altro, se era anche rivista da poco, Attack on Titan, eh, quindi. Sì, cioè... sì la... però la quarta stagione avrebbe più senso. Eh, sta uscendo ora in anteprima su Amazon Prime, quindi. Eh, no. Per forza. Mm, se no, Demon Slayer, se no, Tokyo Ghoul. World Art Online o Helsing o... o chi più ne ha più ne metta. Uh, però a partire così, dai, due puntate di GTO stasera e una di Attack on Titan Final Season. Scusate per il rutto. Che okay, di GTO e Attack on Titan Final Season. Almeno siamo a posto. Uh, poi dopo attacco Titan e GTO, io farei Berserk e Tokyo Ghoul, giusto per oppure Helsing e Tokyo Ghoul, Oppure full metal panic. Mamma mia, va bene, va bene, però ho deciso. Dai stasera GTO. E oddio. C'è da mettersi. Mettiamoci d'accordo con Isma. Sentiamo se stasera c'è ed è disposto a guardare con noi la quarta stagione di Attack on Titan. Almeno dopo, si inizia tutti insieme. Magari gli è torno più comodo dopo giovedì, magari, sai, questi giorni. Eh, in effetti sì, in effetti sì. Allora, stasera non trasmettiamo Attack on Titan, facciamo GTO e... Non lo so, eh, ci sta che ci sia però. Vabbè, andiamo. andiamo sul sicuro, andiamo sul sicuro. Partiamo da martedì prossimo, semmai. Almeno questo Love Ina con tutte queste ragazze mezze nude, c'è se sempre eh? oh, cioè il primo episodio ha le terme. Ah, le te il primo episodio c'è sempre la parte con le terme in qualsiasi, in qualsiasi anime giapponese. Vabbè, un anime si chiama Love Ina. Insomma, possiamo, possiamo aspettarci quel soft porno giapponese da anni 2000, esatto. <ride> Uh, io inizierei Tokyo Ghoul a questo punto. Però informiamoci. Allora, perché non voglio iniziare Tokyo Ghoul a cazzo di cane. Vediamo quante stagioni sono. In totale la serie ha 4 stagioni da 48 episodi. Più due speciali ma non tutti i fan hanno amato l'anime di Tokyo Ghoul ok va bene va bene non tutti i fan hanno amato l'anime di Tokyo Ghoul chissà perché quante stagioni ci sono in Tokyo Ghoul quindi vediamo se su Prime Video ci sono tutte e quattro prima di tutto, prima di iniziarla Tokyo Ghoul perché però ne ho viste tre quindi a parte i filtra mettiamo serie tv Eh no, Tokyo Ghoul ha soltanto tre stagioni su Amazon, su Prime Video. Chissà perché? La quarta stagione è in corso? Scrivo lentissimo e male perché c'è un microfono in mezzo. Allora, soltanto nel 2018 studio Pierrot ritorna a lavorare sull'opera producendo Tokyo Ghoul Re. Segue il diretto della storia. La prima stagione arrivò il 3 aprile 2018 e si concluse ancora una volta con 12 episodi. Mentre ebbe poi un seguito con Tokyo Ghoul Re, seconda stagione a fine 2018, anche qui con 12 episodi. Bene, quindi il nostro Tokyo Ghoul Re, che è questo qua, quanti episodi ha su Amazon Prime? Come si fa a vedere gli episodi, maledetto? Non posso vedere gli episodi. Cioè, come clicco. Come clicco, tocco il re. I più dettagli no. Episodio successivo. andare per forza a fine episodio per vedere. <ride> bene, bene, sono andato a fine episodio, è finito l'episodio e, e mi si è staccata la pagina. E come faccio? Come faccio a guardare il numero di episodi maledetti? Non posso entrare da nessuna parte. Dai. Ah, Avalo. Smettila! Spoiler su spoiler. A parte che è il secondo episodio, quindi. E niente, e niente. Cioè, ti rendi conto che non posso vedere quanti episodi ha una serie semplicemente dall'area di dove è l'episodio? Cioè, come clicco mi parte il primo episodio, ma non posso... È strano. Io l'ho provato ora in teoria dovrebbe aprirti la pagina, quella generale. Non, non fartela parte subito. Cioè, a me va così. Eh, non so perché. Proviamo a cercarlo. Perché sono sui filtri. Proviamo a cercarlo da prime video da home. Lo uh -huh, devo andare. Ghoul Forse perché devi cliccare sull'immagine e non sotto. Ecco, eh, guarda. Oh, bravo, perfetto. Ok. Io cliccavo su riproduce, effettivamente allora eh, Tokyo Ghoul Re. Tokyo Ghoul Re. Oh, sono 24 episodi. Quindi vuol dire che nel re sono comprese le ultime due stagioni. Quindi l'ultima stagione Tokyo Ghoul Re, effettivamente sono tre stagioni, non quattro. Come ci diceva, soltanto che loro dividevano in quattro perché il re è uscito in due parti. Prima, nella prima parte 2018 con con 12 episodi, e nell'altra parte, a fine 2018 con altri 12. Quindi possiamo effettivamente iniziarlo, Tokyo Ghoul. Mi ispira, è acclamato e è, è, è piaciuto a molte persone. Me l'hanno consigliato anche molti miei amici che nel mondo degli anime ci sono, ci navigano, e Tokyo Ghoul è un anime storico, insomma. Non a caso è su Prime Video, se no non ci sarebbe nemmeno stato su Prime Video se non avesse avuto quel successo lì. Bene, bene. Allora, è il momento per me di andare a rifocillarmi come le galline io ringrazio ancora tutti, saluto e ci vediamo stasera con GTO e Tokegull. Ciao a tutti, ciao Dori, buon lavoro. Ciao ciao.